suo ottimo momento e conquista la seconda vittoria consecutiva, primo acuto in trasferta per la formazione di Massimo Silva che espugna lo stadio Razza di Vibo Valentia battendo la Vibonese per 3-1. Una prova di carattere, una prova maschia, quella dei calciatori bianco-azzurri, la gara non è stata praticamente mai messa in discussione. Silva opta per il 4-3-3 confermando lo stesso 11 che aveva battuto il Cassino. Unica novità, centrocampo Piccini al posto di Minopoli che infortunato resta a Brindisi, attacco affidato allo scatenato da Silva con Moscelli ed Alessandri. Veniamo alla cronaca, al settimo minuto subito una super opportunità per il Brindisi, scambio in velocità, Moscelli da Silva, colpo di tacco del brasiliano e battuta finale di Moscelli, super parata del portiere calabrese, ottima occasione per portarsi in vantaggio. Passa appena un minuto, ancora Brindisi, Fiore praticamente scatenato, sta affilata dalla distanza che termina di poco alta. Passano 10 minuti, siamo al 18° e arriva il vantaggio dei biancoazzurri. Azione personale di Moscelli sulla sinistra, pallone messo al centro per la corrente Fiore che arriva di gran carriera, bomba micidiale con il pallone che esplode nell'angolino alla destra dell'estremo difensore del Vibonese che nulla può nella circostanza. Grande entusiasmo da parte dei tifosi biancoazzurri, stupenda la marcatura di Adriano Fiore, molto simile al tiro dalla distanza che diede i 3 punti al Brindisi contro l'Aversa. La formazione bianco-azzurra continua a premere sull'acceleratore. 29° è il momento del raddoppio, questa volta la prodezza è firmata da Fabio Moscelli, lancio lungo di Suriano, Moscelli scatta sul filo del fuorigioco, è tenuto infatti in posizione regolare da Pirrone, entra in area di rigore con grande freddezza, deposita alle spalle del numero 1 della Vibonese Mengoni, Brindisi 2, Vibonese 0, siamo alla mezz'ora. Non è finita, 38°, ultima opportunità prima di andare negli spogliatoi, tiro di Da Silva, conclusione che risulta però telefonata e centrale, il Brindisi dunque chiude in attacco. Nella ripresa Silva richiama in panca Pizzolla, mette dentro Idda, siamo sempre con lo stesso schema ma squadra più coperta. 19° è appena entrato in campo Sperandeo, giovane attaccante della Vibonese che regala ai padroni di casa il gol della speranza. Nel secondo tempo la Vibonese stava premendo un tantino in più in zona offensiva, il Brindisi sembrava potesse controllare senza grossi affanni, ma il gol di Sperandeo dà fiducia agli uomini di Galfano. Il Brindisi però non si perde d'animo, decisiva la mossa di Silva che chiama fuori Alessandri mettendo dentro Battisti, si passa al 4-4-2. Due squadre adesso più quadrata, 29°, bellissima azione del Brindisi in zona offensiva, tutta di prima intenzione, botta finale di Moscelli, parata dell'estremo difensore di casa. Entra anche Pasqualini, esce un esausto Adriano Fiore e al 37° il definitivo 3-1 firmato ancora una volta da Willy Da Silva. Terzo gol nelle ultime 2 partite per il brasiliano, molto simile alle marcature messe in vetrina contro il Cassino, dribbling nello stretto e poi delicatissimo destro che finisce nell'angolino della porta del portiere calabrese, davvero un gol spettacolare quello di Willy Da Silva che conferma di essere in uno stato di grazia, davvero in un importante momento sul piano fisico e tecnico. Il 3-1 che di fatto spezza le gambe alla formazione calabrese, il Brindisi trova così la prima vittoria esterna della stagione, si conclude con la festa tra i calciatori bianco azzurri ed i loro tifosi, seconda affermazione consecutiva per gli uomini di Massimo Silva che si preparano nel migliore dei modi alla super sfida contro il Barletta in programma domenica prossima nello stadio Franco Fanuzzi.